SCP-038 va innaffiato due volte al giorno tramite un innaffiatore automatico posto sul soffitto della camera di contenimento. Qualora l'innaffiatore dovesse, per qualunque ragione, rompersi, dei responsabili dovranno innaffiare SCP-038 a mano fino a quando l'innaffiatore non verrà riparato. L'illuminazione è garantita da una griglia luminosa controllata da un computer. Gli addetti all'innaffiamento di SCP-038 e alla manutenzione dell'innaffiatore automatico e delle luci devono indossare tute di protezione per evitare clonazioni accidentali. SCP-038 venne rinvenuto in una fattoria abbandonata a New York nel 1900. All'inizio venne ritenuto un semplice melo. In ogni caso, dopo un'ispezione ravvicinata, divenne evidente che SCP-038 non produceva mele né alcun altro tipo di frutta. SCP-038 ha l'abilità di clonare qualunque oggetto che tocchi la sua corteccia. Gli oggetti cominciano a crescere quasi istantaneamente e raggiungono la maturità in pochi minuti. È stato precedentemente registrato un peso limite di 90,9 kg. Gli oggetti che SCP-038 è stato in grado di clonare comprendono mele, arance, angurie, melanzane, caramelle, snack, televisori, tostapani, computer portatili, chiavi, sedie, alcolici, CD, DVD, cani, gatti e persone. Non è raccomandato clonare umani e animali tramite SCP-038, in quanto sembrano invecchiare molto velocemente. La maggior parte di questi cloni vive, in media, 2 settimane. Dopo l'autopsia dei cloni deceduti, è stato determinato che hanno cominciato a putrefarsi prima della morte. SCP-038 è correntemente situato al sito 23 e non ci sono piani che prevedano il suo spostamento. Il dottor Klein ha richiesto che il personale la smettesse di clonare oggetti provenienti da distributori automatici. Il dottor Klein ha richiesto che il personale la smettesse di clonare oggetti personali. Il dottor Klein ha richiesto che il personale la smettesse di clonare film e album musicali. Il dottor Klein ha richiesto che il personale la smettesse di clonare lattine di Mille, Budweiser e Foster's. Il dottor Klein ha inoltre espresso il suo disgusto riguardante la qualità dei cloni dei sopracitati prodotti. Vorrei ricordare a tutto il personale che SCP-038 non è, ripeto, non è un giocattolo. Non va usato per clonare chiavi, film, dischi o oggetti dei distributori automatici. Se questo comportamento continuerà, mi vedrò costretto a limitare l'accesso a SCP-038. Si è preso nota del fatto che SCP-038 è in grado di clonare SCP-500, anche se le pillole così clonate funzionano solo nel 30% dei casi. Questa percentuale va abbandonandosi con un rapporto di proporzionalità diretta al tempo passato dalla clonazione di SCP-500. Nel 60% dei casi dove l'infezione è permanente, i sintomi e gli effetti rimangono, anche se un ulteriore contagio viene neutralizzato. Si è messo a contatto un lingotto di ferro dal peso di 181 kg con la corteccia esterna di SCP-038. La camera di contenimento è stata evacuata per precauzione. Il lingotto clonato ha cominciato a crescere alla velocità normale, ma la crescita si è fermata improvvisamente prima del completamento. Esami effettuati sul fax mail abortito hanno rivelato una superficie ruvida e vagamente somigliante a quella della corteccia di un albero. L'oggetto è stato staccato da SCP-038 come al solito ed è stato conseguentemente scoperto pesare 90,91 kg. SCP-173 è sembrato un soggetto ideale per i test, vista la sua mancanza di verificabili processi vitali. È stato introdotto nella camera di contenimento da personale di classe D. Dopo aver stabilito un contatto con SCP-038, SCP-173 è stato immediatamente ricondotto alla sua cella.
Il clone di SCP-173 ha cominciato a svilupparsi a classica velocità, cominciando dal momento del contatto. In accordo con i precedenti risultati, la crescita è arrivata al punto dei 90 kg e si è fermata, dopo aver duplicato la testa, il braccio e la parte del torso di SCP-173. Al soggetto di classe D scelto per i test è stato ordinato di rompere il contatto visivo con il clone. Quando al soggetto capitava di sbattere gli occhi, non venivano registrati movimenti dal materiale clonato. Togliere e rimettere la luce nella camera di contenimento non ha rivelato apparenti reazioni nel materiale clonato. Esperimento concluso. Durante lo smistamento del materiale clonato di SCP-173 si è osservato che stava effettivamente facendo dei gesti violenti, a una velocità estremamente ridotta. Il movimento continuava a prescindere dallo stato di osservazione del clone. Thank you.